Davanti a voi avete la sede di un'azienda quotata in borsa che ha appena fatturato $1.5 miliardi. Non ci credete? Eppure è la sede legale dell'azienda Tingo Group, un'azienda nata nel 2001 dal valore complessivo di $4 miliardi. È un'azienda che ha modernizzato intere nazioni, vendendo telefoni, fornendo internet ed esportando prodotti agricoli in ogni angolo del globo. C'è solo un piccolo dettaglio: il suo fondatore si è inventato tutto. Nel 2023, quando le autorità americane hanno controllato quanti soldi avesse Tingo in banca, invece di trovare i 458 milioni dichiarati nei bilanci, hanno trovato meno di $50. Oggi raccontiamo la storia di una delle truffe più incredibili della nostra epoca. La storia di un uomo che è stato in grado di truffare migliaia di investitori, i media e le autorità statunitensi per più di 20 anni, arrivando addirittura a quotarsi in borsa. Ma la cosa spaventosa è che la truffa è ancora in atto. Partiamo dall'inizio. Il nostro protagonista è Dusi Mobusi, nome pazzesco. Dusi nasce a Lagos, in Nigeria, in un anno che non ci ha dato sapere, ma a detta sua sappiamo che ha 43 anni oggi. Ora, non conosciamo le sue origini, non sappiamo se è nato in un contesto umile oppure nella parte di Lagos più sviluppata. Ma una cosa la conosciamo: è figlio di quella che viene definita universalmente la capitale delle truffe. Infatti è proprio a Lagos che sono nati alcuni degli scam che hanno avuto l'impatto più grande nella storia di internet e hanno dato vita a numerosi cliché, tra cui quello del principe nigeriano che ti contatta via mail perché ha bisogno di soldi per sbloccare il suo patrimonio confiscato ingiustamente dal governo. Guarda caso, la mail miracolosa è arrivata proprio a te, caro mio fortunello. Dammi 1.000 euro che tra una settimana te ne restituisco 100.000. Questo contesto culturale, associato alla consapevolezza che questo sistema non può andare avanti per ovvi motivi, porta un Dusi poco più che ventenne a pensare in grande. Perché rubare $500 via mail a qualche vecchio in Alabama è troppo facile e troppo poco redditizio. Serve di più. L'obiettivo nella testa di Dusi è semplice: arrivare ai grandi investitori, dove ci sono i soldi veri, e costruire un'azienda all'apparenza solida e profittevole. Apparenza che tra l'altro deve avere anche lui. Per farvi capire meglio il personaggio, sul sito web che pubblicherà da lì a qualche anno sono indicate le sue abilità sotto forma di percentuale: problem solving 100%, management 98%, decision making 99%, communication 99%. Mettere like a questo video e iscrivervi al canale incalcolabile, ma se il video vi sta piacendo, fatelo. In pratica siamo di fronte all'essere perfetto. O quasi, manca quell'1% sulla comunicazione che è un po' una macchia nel suo curriculum. Ah, e ha pure dichiarato in un'intervista di aver avuto l'idea per creare un sito di condivisione video online simile a YouTube, 5 anni prima che fosse inventato. Abbiamo un talento generazionale tra le mani e non ce ne siamo accorti. Torniamo alla nostra storia. Il primo step per il Dusi poco più che ventenne è prendersi una laurea, o almeno inventarsela. Deve pur sempre sembrare una persona rispettabile. Dalla sua biografia leggiamo che Mr. Mobusi ha conseguito una laurea in scienze politiche nel 2001 e un master in economia nel 2003. Peccato che non ci siano conferme sul fatto che lui abbia effettivamente preso queste due certificazioni. Ma sono solo alcuni dei riconoscimenti che si autoassegnerà nel tempo, come vedremo tra poco. Siamo nel 2001 e insieme alla laurea il nostro amico ha un'idea: creare un'azienda che possa permettere scambi di denaro più rapidi tra le persone. La sfida, ambiziosa, era creare un sistema di pagamento informatico che avrebbe cambiato radicalmente l'economia nigeriana: la possibilità di poter inviare dei soldi semplicemente con un SMS. Un parente ha bisogno di soldi? Gli mando un messaggio e i soldi gli arrivano senza problemi e senza intermediari. L'azienda viene quindi fondata con il nome di Flash Unicash e tutti questi scambi di denaro erano possibili grazie a una partnership con una banca, il cui nome però non ci è dato sapere. Segreto di Stato. Ma perché fondare un'azienda proprio in questo ambito come facciata della sua truffa? Il nostro amico non ha particolari competenze in questo settore. Per due motivi. Il primo è cavalcare un trend in un terreno ancora fertile. Siamo nel 2001 e siamo appena entrati nella prima era moderna di internet. L'accesso sta diventando libero e anche le persone comuni iniziano a navigare. È un cambiamento epocale, quindi è più facile proporre un'idea di business legata a questo cambiamento, perché avremo più probabilità di essere ascoltati dai potenziali investitori. La Nigeria, poi, dove questi temi erano tutt'altro che sviluppati, rappresenta un terreno estremamente fertile per poter sviluppare questa idea. È un po' la stessa situazione che si sta verificando con l'AI in questi ultimi 2 anni. Tutti ne stanno parlando e tutti stanno cercando dei modi per poterla sfruttare per fare soldi, perché ancora in pochi conoscono veramente questo settore, ma in tanti ne percepiscono le potenzialità. Il secondo punto riguarda il cambiamento. Se la mia idea e la mia azienda portano un cambiamento radicale nel benessere delle persone, anche in questo caso gli investitori saranno più intenzionati ad investire, perché tutto ciò che crea una nuova abitudine o una nuova necessità, migliorando anche solo apparentemente la vita delle persone, porta inevitabilmente
ovviamente soldi. La combinazione di questi due fattori apre di fatto un mercato gigantesco, composto da milioni di potenziali clienti. E più il mercato è grande, più soldi, almeno sulla carta, sono in grado di fare. Ed è esattamente ciò che piace agli investitori. Questi due fattori sono comuni anche ad altre truffe, come quella di Elizabeth Holmes. Elizabeth aveva fondato Theranos, un'azienda che garantiva la possibilità di eseguire più di 200 esami del sangue con un dispositivo minuscolo. Bastava fare una piccola puntolina sul dito. Ovviamente il dispositivo non funzionava ed è stata accusata di frode dopo aver raccolto centinaia di milioni di capitali dagli investitori. Ecco che si ripresenta lo stesso pattern. Un'azienda che cavalca un trend con un bacino di potenziali clienti gigantesco con la promessa di un cambiamento positivo per le persone. Se Dusi, o Dosi, non ho ancora capito bene come chiamarlo, ad esempio avesse creato un'azienda per produrre dispositivi meccanici su misura da vendere a varie industrie in Nigeria, chi se lo sarebbe filato? Quanti soldi avrebbe fatto? Sicuramente non così tanti. Per truffare in grande, devo pensare in grande. Oltretutto, Flash Me Cash aveva un obiettivo secondario: creare una voce nel curriculum di Dusi come imprenditore e innovatore, in modo da renderlo più credibile al pubblico per i suoi progetti futuri. Creare l'illusione del Bill Gates africano è decisamente più stimolante e di impatto rispetto a qualsiasi altro settore, e crea nell'immaginario collettivo la figura del genio. La sua idea, a quanto pare, ha successo, almeno a sentire il fondatore, perché non abbiamo i dati per giudicare l'azienda. A questo punto, a qualcuno di voi potrebbe venire il dubbio: ma questa azienda esiste davvero? Beh sì, perché Flash Me Cash esiste e Dusi non l'ha creata da solo. Peccato che uno dei veri fondatori dica di non aver mai visto Mr. Mobusi nella sua vita. Ma tutto questo si scoprirà solo anni dopo, perché l'azienda è talmente poco conosciuta che le persone prendono per buona la sua storia. Un paio d'anni dopo, il padre scrive un libro chiamato Fraud the 419, in cui spiega alle persone come non essere truffate, citando il famoso imbroglio alla nigeriana che abbiamo spiegato nell'intro e che ormai è famoso in tutto il mondo. Dusi coglie la palla al balzo e fonda una casa editrice per promuovere il libro del padre. Tutto ciò è surreale se pensiamo alle truffe che Dusi farà da lì a breve. Il libro ha anche un discreto successo e finisce addirittura sulla CNN, il celebre network televisivo statunitense. È qui che capisce come poter sfruttare i media a suo vantaggio. Non è importante il contenuto, è importante ricevere visibilità, indipendentemente dal motivo. Siamo nella fase embrionale di quella che diventerà una delle truffe più incredibili e, aggiungo, divertenti che il mondo contemporaneo abbia mai visto. Nel 2007 decide di prendere un dottorato in Rural Advancement, letteralmente progresso rurale. Quindi tutto ciò che è legato allo sviluppo tecnologico dell'agricoltura e del ceto sociale notoriamente più povero. L'università è la UPM Malesia, un'università malesiana. Peccato che all'UPM nessuno sa chi sia, perché il dottorato non esiste. Quando l'università verrà interpellata, anni dopo, alla domanda «Conoscete un certo Dusi Mobusi?», la loro risposta sarà tanto semplice quanto categorica: «Mai sentito prima». Ma ce lo aspettavamo, ormai abbiamo capito il tipo e l'andazzo. Questo suo interesse combinato per l'agricoltura e per la tecnologia, unito all'esperienza fatta anni prima con quel famoso sistema di pagamento che aveva inventato, lo porta ad avere un'idea geniale: produciamo dei cellulari da vendere ai contadini nigeriani. Vabbè, non so. Ok, facciamo finta che sia una buona idea. Immedesimiamoci in Dusi. C'è subito un piccolo dettaglio: noi non sappiamo fare telefoni. Quindi che si fa? Prendiamo dei pezzi in Cina e li assembliamo qui in Nigeria. Senza fabbriche, senza personale e senza soldi. Da queste premesse disastrose nasce quindi la Tingo Mobile. Ma è tutto a posto, perché Dusi sta facendo tutto questo per un bene superiore: digitalizzare la Nigeria partendo dal segmento di popolazione meno incline alla tecnologia. Per lui era più semplice convertire le classi sociali meno abbienti e poi pian piano risalire la piramide. Dopo qualche anno di assestamento, nel 2015, riescono a lanciare il primo prototipo sul mercato. Da lì a poco arriveranno a vendere 30 milioni di telefoni. La popolazione nigeriana conta circa 200 milioni di persone. È come se il 15% della popolazione possedesse un telefono venduto da Tingo. Ma non solo, perché questo grande obiettivo di digitalizzazione lo porta a creare un'altra azienda, sempre targata Tingo, per offrire servizi di telecomunicazione. Diventa provider di rete per offrire internet, chiamate e messaggi, l'equivalente della nostra TIM o Vodafone. Insomma, oltretutto, tramite Tingo è possibile anche effettuare degli acquisti nei negozi. Diventa anche provider di pagamento a tutti gli effetti, un po' come Google Pay o Apple Pay per intenderci. E infatti lo chiama Tingo Pay. È geniale! La Nigeria è talmente poco sviluppata che Dusi sta cercando di instaurare un monopolio. Ti vendo il telefono e ti offro anche la connessione per poter navigare, oltre che un modo alternativo per pagare. Tutto questo lo fa per creare un vero e proprio sistema a 360 gradi, in grado di donare al nostro Dusi l'immagine di wannabe Steve Jobs che ha sempre desiderato.
Il successo non tarda ad arrivare. Come leggiamo dal sito di Tingo Mobile e di Tingo Pay, i numeri sono impressionanti. 9 milioni di iscritti all'applicazione e 8 milioni di transazioni giornaliere, anche se i download di Tingo Pay sul Play Store sono poco più di 10.000. Apple Pay, in tutto il mondo, si stima abbia circa 93 milioni di transazioni giornaliere. Se vi sembra tanta la discrepanza, ricordatevi sempre che gli 8 milioni si riferiscono a un'azienda nigeriana che opera solo in Nigeria, mentre le transazioni di Apple Pay appartengono a uno dei colossi del mercato globale, senza contare i 12 milioni di utenti attivi ogni giorno che utilizzano il loro servizio di telecomunicazione, navigando in internet o effettuando chiamate grazie a Tingo Mobile. Siamo nel 2019 e sembra tutto procedere per il meglio. Il sole splende e gli agricoltori nigeriani non fanno altro che giocare a Candy Crush con il nuovo smartphone fiammante targato Tingo, come si vede in questa foto sul loro sito, o in quest'altra foto. Peccato che siano tutte foto stock prese da altri siti. Ma come? Un'azienda che vende 30 milioni di telefoni non riesce a scattarsi delle foto da sole? A quanto pare no. E c'è un altro dato che fa storcere il naso. Gli agricoltori in Nigeria sono 34 milioni. Quindi un terzo degli agricoltori utilizzano Tingo Mobile. Peccato che nessuno abbia mai visto un telefono. E quando dico nessuno. Il fornitore cinese dichiarato da Tingo, da cui affermava di comprare i componenti, dice di non aver mai spedito niente, nemmeno un telefono, come campione, come prova. Zero. Anche il servizio di telecomunicazione e di navigazione su internet sembra non esistere. La Nigerian Communication Commission, l'ente che dovrebbe regolamentare le telecomunicazioni e tenere traccia dei dati, dice una cosa strana. Non esiste nessuna Tingo Mobile. Non è nemmeno registrata, non ha una licenza. E allora come fanno a navigare online 12 milioni di utenti ogni giorno? Bella domanda. Il gioco sta tutto nel falsificare i bilanci, creare finte fatture emesse da fornitori che non esistono e pagare i media per decantare le qualità di Dusi e della sua nuova Apple chiamata Tingo. Tutta questa truffa verrà scoperta solo qualche anno dopo. In questo momento della storia, nel 2019, online si trovano solo articoli sul genio dello Steve Jobs nigeriano e nient'altro. Se c'è una notizia che invece non passa inosservata, è l'incredibile annuncio che il nostro CEO preferito fa proprio nel 2019, perché fonda niente po' di meno che una compagnia aerea, chiamata, ovviamente, Tingo Airlines. Ma che belle foto, che bei colori, che begli aerei! Ma, aspetta, l'avete notato anche voi? A questo aereo manca la porta. Eh sì, perché la foto è stata photoshoppata. Ma questo non impedisce a Dusi di dichiarare un valore di mercato della compagnia aerea pari a circa $1 miliardo. Anche se gli asset dell'intera compagnia aerea sono composti da queste due foto photoshoppate e da questo post su Instagram. Meglio così, perché altrimenti avrebbe fatto concorrenza la mia di compagnia aerea, la Schelamini Airlines. Decolliamo al mese prossimo. Questa follia, come è giusto che sia, è decisamente troppo grossa per essere ignorata e viene scoperto da lì a un paio d'anni. Ammette in un'intervista di non aver mai posseduto un aereo e la colpa, come qualunque cosa successa nel 2020, viene data al Covid. È fedele ai suoi principi, prendersi tutti i meriti quando le cose vanno bene e scaricare tutte le colpe agli altri quando vanno male. È chiaro che a questo punto l'Elon Musk di Lagos stia sfociando nella megalomania. Mentre prima le sue scelte, seppur truffaldine e dettate da una moralità discutibile, erano sensate e calcolate, ora la ragione lo sta palesemente abbandonando. È in una fase in cui i media gli stanno dando ragione. Il castello di menzogne che ha costruito negli anni è ancora in piedi. È un fenomeno a cui abbiamo già assistito, anche con altri personaggi del passato, come Charles Ponzi. Quando le bugie non tangono la tua reputazione, ti senti invincibile. E quindi ti senti autorizzato a spararla sempre più grossa, che è esattamente ciò che fa il nostro amico. Al momento, Dusi è CEO di un'azienda che produce smartphone per coltivatori nigeriani e CEO di un'azienda di telecomunicazioni, che ti permette anche di effettuare pagamenti. Sono le sue due prime menzogne e sono rimaste impunite. Quindi, per fare più soldi, aggiungiamone pure una terza. Pensiamo bene a cosa fanno le nostre due aziende. Questi contadini il telefono lo utilizzano per fare cosa? Inviare denaro, parlare con conoscenti, controllare il meteo e poco altro. Tutto attraverso il nostro smartphone e la nostra connessione a internet. Quindi, perché non permettere ai contadini di vendere i loro prodotti online? Dusi nel 2021 apre una terza azienda chiamata Nwassa, che permette agli agricoltori di vendere la loro verdura online e alle persone normali di poterla acquistare, utilizzando gli smartphone di Tingo per navigare e Tingo Pay per pagare. Tutto questo porta all'ennesimo soprannome di Dusi, che oltre allo Steve Jobs africano e ad Elon Musk di Lagos, aggiunge alla lista il Jeff Bezos africano. Nwassa, comunque, si posiziona esattamente al centro del nostro schema. Alimenta un ecosistema già oliato, aumentando la fetta di mercato di Tingo. Se prima le intenzioni di Dusi si limitavano solo al digitale, cercando di prendere il controllo telematico dalla Nigeria, ora vuole conquistare fisicamente la nazione,
gestendo tutta la filiera produttiva, dalla produzione alla vendita. Sulla carta l'idea funziona. Nuassa, nel giro di un anno, dichiara circa 500.000 transazioni al giorno, per un valore totale di 8 milioni di dollari di ordini ogni singolo giorno. Siamo a una proiezione di 500 milioni di dollari di fatturato all'anno, che per un'azienda nata da pochissimo è un valore incredibile. Almeno sulla carta, perché ancora una volta Dusi falsifica i bilanci. Il primo anno, addirittura, l'e-commerce non è neanche online e dichiara un fatturato di una decina di milioni. Questa, come vedremo, sarà l'ennesima bugia che porterà alla fine di Dusi. Siamo nel 2021 e stiamo per assistere all'evento che farà crollare l'intero castello. Perché Dusi, con la sua Tingo Corporation incredibile, vuole quotarsi in borsa negli Stati Uniti. Quotarsi in borsa ha diversi vantaggi, perché possiamo raccogliere capitali da più investitori che acquistano le azioni della nostra azienda e soprattutto ci garantisce molta più visibilità. Nel nostro caso, però, questa scelta si espone ad alcuni rischi evidenti, perché il processo per entrare in borsa avviene in maniera minuziosa. Bisogna seguire un iter in cui l'azienda viene scandagliata da cima a fondo e bisogna rispettare dei requisiti di dimensioni e ricavi, al di là di altri criteri che determinano la solidità dell'azienda. Ricordiamoci che Dusi ha sempre falsificato i bilanci, quindi la sua decisione rischia di mandare all'aria tutto. Se lo beccano con i bilanci falsi, è finita. Questo processo di approvazione deve passare per un auditor, un controllore che analizza minuziosamente l'azienda e verifica che sia sana, che abbia liquidità in banca e in generale che sia consono a quotarsi in borsa. Immaginate, semplificando, l'auditor come un intermediario tra voi e la banca. È come se al momento di comprare casa e chiedere il mutuo, voi chiedeste aiuto a una terza persona molto competente, di cui la banca si fida, a cui date accesso ai vostri averi, i vostri possedimenti e tutti i dati sul vostro lavoro. Sarà questa terza persona a darvi il benestare per presentare la richiesta di mutuo e a metterci una buona parola con la banca. Nella nostra storia, l'auditor è Deloitte Israel, la sede israeliana della nota azienda di consulenza di fama internazionale. Dusi è in una situazione traballante. Ha falsificato ogni documento, la sua azienda non esiste e Deloitte Israel, mentre inizia ad analizzare i conti, ha un dubbio. Va bene gli incassi, avete venduto tanti telefoni, ottimo. Però queste fatture di acquisto in Cina da questo fornitore UGC Technologies non ci convincono molto, sembrano finte. Ci date il contatto del fornitore con cui possiamo parlare? Panico. Dusi inizia a tremare, perché il fornitore esiste veramente, ma né lui né la sua Tingo ci hanno mai stretto rapporti. UGC Technologies non sa nemmeno che Tingo esiste, è all'oscuro di tutto. A questo punto il nostro mago tenta la mossa disperata. Dusi compra un dominio UGC Technologies, crea una casella mail facendo finta che sia quella ufficiale del fornitore e gira questo contatto a Deloitte. Così Deloitte, quando contatta via mail il fornitore, pensa di parlare con UGC Technologies in Cina, ma starà parlando sempre con Dusi, che ovviamente conferma le transazioni avvenute con Tingo. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, cantava Antonello Venditti. Le vecchie email truffaldine dalla Nigeria hanno colpito ancora. E quindi arriva il colpo di scena. Deloitte, da quella che in gergo tecnico viene chiamata Greenlight, il via libera a procedere. Sono ancora in corso le indagini per capire come un'azienda affidabile e certificata come Deloitte si sia fatta sfuggire uno scam simile. Al momento nessuno sa spiegarselo con certezza. Quindi Tingo riceve il benestare, un po' a sorpresa, per presentare la domanda al Nasdaq, che è il mercato più importante degli Stati Uniti e forse nel mondo. Il Nasdaq racchiude le aziende più importanti del globo e finire all'interno del Nasdaq è un po' come vincere la lotteria. È sinonimo di grande prestigio, rispettabilità e soprattutto assicura l'ingresso in azienda di grandi capitali. C'è un problema però. Tingo risulta essere troppo piccola rispetto ai criteri del Nasdaq. Cosa si fa in questi casi? Quello che in gergo tecnico viene definito merger, l'unione di due aziende in una. La voglia di Dusi di quotarsi in borsa è talmente alta che non guarda in faccia a nessuno. Deve trovare assolutamente un'azienda con cui unirsi. Qualsiasi, non gli importa cosa faccia. L'importante è che l'unione lo renda abbastanza grande da poter essere quotato. Quindi unisce la sua Tingo con un'azienda thailandese che a sua volta aveva inglobato un exchange crypto in fallimento. Non capisco cosa stia succedendo, ma vi giuro che è una storia vera. Però non è ancora abbastanza, perché Tingo, nonostante questa unione, non ha ancora le dimensioni necessarie per poter quotarsi al Nasdaq. Serve essere più grandi, più cattivi, più imponenti. È necessario sfoderare l'arma definitiva. Andare nell'unico posto in cui nessuno ti chiede da dove arrivano i tuoi soldi, ma sono interessati ad entrare in affari con te se ne hai abbastanza. Si va in Cina. E il gioco è relativamente facile, perché Dusi si accorge che non serve entrare nel Nasdaq come nuova azienda. Il processo è complicato e nonostante il benestare di Deloitte non è detto che l'azienda venga approvata. Basta fare una cosa molto più semplice, basta essere inglobati da un'azienda già presente nel Nasdaq. E così, nella più classica delle magie burocratiche, Tingo viene acquistata da MICT, un'azienda fintech cinese già quotata nel Nasdaq che non ci ha dato sapere esattamente cosa fa. A quel punto MICT cambia il nome in Tingo Group Inc. e finalmente, a febbraio 2023, arriva l'entrata nel Nasdaq. Il sogno si è avverato.
Il nostro Dusi è milionario, o quasi, perché pur essendo entrato nel Nasdaq, la sua azienda non è molto conosciuta. Ricordiamoci sempre che tutto ciò che ha costruito è fake. Tingo non la conosce nessuno. Dichiara di avere milioni di clienti, ma non hanno mai venduto neanche un telefono. Quindi deve trovare uno stratagemma per essere conosciuto al grande pubblico, al di là degli investitori accaniti che controllano tutte le nuove aziende quotate in borsa. L'associazione mentale che fa, a questo punto, secondo me è tra le più banali e stupide in assoluto. Cosa appassiona la gente che viene trasmesso con costanza in TV e sui social? Lo sport, in particolare il calcio. E qual è il campionato di calcio più seguito del mondo? La Premier League, il campionato inglese, che è anche il più ricco. Quindi, per attirare l'attenzione su di sé e sull'azienda che ha appena quotato in borsa, dichiara pubblicamente di voler comprare lo Sheffield United, una squadra che sta per essere promossa in Premier League. Da qui si aprono una serie di speculazioni e interviste in cui dichiara apertamente di voler comprare lo Sheffield per una cifra intorno ai 100 milioni di pound, circa 117 milioni di euro. Queste interviste e questa esposizione mediatica però saranno un'arma a doppio taglio, perché quando la English Football League chiede «Avete i soldi? Dove li tenete?», Dusi non sa cosa rispondere. E i tifosi dello Sheffield, iniziando a scavare nel suo passato, scoprono la storia dell'aereo photoshoppato e diventa praticamente un meme. Se in Inghilterra Dusi non ha una bella fama, sia come imprenditore sia come grafico di Photoshop, visti i lavori terrificanti, nel mondo le cose sono un pochino diverse, perché la copertura continua a reggere e le azioni di Tingo iniziano a acquisire popolarità e valore. Il valore di Tingo viene gonfiato artificialmente da Dusi e i suoi scagnozzi, falsificando interamente i bilanci e dichiarando possedimenti che non esistono. Insomma, il solito gioco, che ovviamente è illegale. Ricordiamoci che dall'entrata in borsa, chiunque potrebbe comprare le sue azioni. Quindi è fin troppo facile per Dusi raccogliere i capitali, autopagarsi dei bonus succulenti e inventarsi dei costi assurdi manomettendo i bilanci, per poi intascarsi i soldi. Da questo momento acquista un paio di ville, auto di lusso, orologi, insomma, non si fa mancare niente. Sta iniziando finalmente a vivere la vita dei suoi sogni. Ecco il piano che aveva programmato fin dall'inizio. Ecco il grande schema, partorito dalla mente di un uomo considerato geniale, tanto da apparire sulla copertina di Forbes, anche se tutti i più grandi tuffatori del nostro secolo sono finiti in prima pagina su Forbes. Ma questa è una storia che racconteremo in un altro video, perché quella del nostro Dusi non è finita. Sempre nel 2023, quasi in concomitanza con l'entrata in borsa, apre un'altra società, con lo stesso trucchetto che abbiamo descritto fino a qui. Nasce la Tingo Food, una società che produce alimenti e in particolare tutto ciò che viene processato o arriva direttamente dall'agricoltura. L'obiettivo dichiarato di Tingo Food è quello di rendere l'Africa autosostenibile dal punto di vista alimentare. Aggiungiamo alla finta lista di obiettivi di Dusi la fine della fame nel mondo. In questo caso l'azienda rappresenta un'ulteriore copertura per il nostro Dusi, perché dal suo curriculum vediamo che non solo ha grande esperienza in tutto ciò che riguarda la tecnologia e la digitalizzazione, ma soprattutto, almeno di facciata, ha grandi connessioni con gli agricoltori nigeriani. È un po' il guru di questi coltivatori, dato che a sentire anche il suo socio gli hanno cambiato la vita. As a company we do financial inclusion. As a company, we do mobile, we do gender inclusion, we do food security. Anche se mi sa che sentendo questo discorso non ha capito neanche lui esattamente cosa fanno. In ogni caso, Dusi sembra il perfetto CEO per Tingo Food. Possiede tutti gli asset possibili per fare bene, sia a livello di personale, sia a livello legislativo e finanziario. D'altronde, le altre sue aziende vanno a gonfie vele. La cosa strana è che Tingo Food, nei primi 7 mesi, dichiara di aver generato 577 milioni di dollari, in un lasso di tempo che francamente sembra incredibile. Oltretutto, con un margine operativo del 25%, quasi il doppio rispetto a tutte le altre aziende africane del settore. Magari sono più bravi degli altri questi di Tingo Food, direte voi. Queste connessioni di Dusi iniziano a funzionare e la sua esperienza ha fatto il resto. Sì, se non fosse che Tingo non possiede neanche una fabbrica, quindi non hanno modo di lavorare la materia prima e non hanno modo di produrre del cibo. E i giornalisti a questo punto due domande se le fanno e poi le fanno a Dusi. Scusa Dusi, com'è possibile fatturare 577 milioni di dollari senza avere manco un capannone? La risposta non tarda ad arrivare, ma noi al momento non produciamo niente. Facciamo solo da intermediari. Il produttore è un'azienda di terze parti. Ah, e come si chiama questa azienda? Poi ve lo diciamo. Sembra una cagata questo scambio di battute, ma è andata esattamente così. Sarebbe il primo caso al mondo di un'azienda che nel giro di 6 mesi fattura quasi 600 milioni di dollari, non facendo assolutamente niente. E infatti lo stesso Dusi si accorge di averla sparata troppo grossa, quindi tiene una cerimonia per l'inaugurazione.
Ne ho segnato inaugurazione gigantesca, ma a guardare le foto non direi. Durante questo evento posano la prima pietra per la costruzione di un impianto produttivo da 1.6 miliardi di dollari. La cerimonia vede la partecipazione, tra gli altri, del ministro dell'agricoltura. Un evento incredibile. E quello che vedete dietro di loro è il rendering di come dovrebbe uscire l'impianto. Ormai conoscete Dusi, quindi vi faccio un quiz. Avete 3 secondi per rispondere. In questa foto è mostrata la fabbrica che verrà effettivamente costruita o una raffineria di petrolio presa da Google Immagini. Esatto, la seconda. Nessuno ha la più pallida idea di cosa stia succedendo. E dopo l'inaugurazione, silenzio assoluto, tutto dimenticato. Questa che vedete, a distanza di mesi, è ancora la prima pietra che hanno posato, circondata dagli arbusti. Ecco la sede di un'azienda che ha fatturato 600 milioni in 7 mesi. Un sasso. Ora vi faccio una domanda, a mio modo di vedere lecita. Ma ha senso esporsi così tanto? Non poteva fare un pochino di meno e dichiarare numeri più bassi per non dare nell'occhio? Beh, no. Perché gonfiare artificialmente il valore delle azioni di Tingo, attraverso questi finti bilanci e la finta consapevolezza che l'azienda vada a gonfie vele, porta più soldi. E di conseguenza, il conto in banca di Dusi si gonfia. Un altro modo interessante per far crescere il valore delle azioni e generare hype è acquisire altre aziende. I casi sono tantissimi. Ad esempio, un paio di anni fa Microsoft ha acquisito la famosa casa di videogiochi Activision. O, andando ancora più indietro negli anni, sono famosi gli esempi di Google che acquisisce Android, o Coca-Cola che acquisisce Monster. È un modo per le aziende di acquisire una fetta di mercato più grande o inglobare un possibile competitor e di conseguenza aumentare la fiducia che gli investitori hanno nei confronti dell'azienda. Quindi il nostro Dusi, che ha studiato, fa comprare a Tingo Group, che ormai è pubblica, la Tingo Food, che invece è intestata solo a lui. Si autocompra l'azienda per 204 milioni di dollari e lui si intasca dei bei milioncini. Ora, questi 204 milioni non sono stati scelti a caso, corrispondono a un valore artificiale costruito dallo stesso Dusi. Ad esempio, posso far finta che esistano quasi 200 milioni di prodotti agricoli in possesso di Tingo Food, già pronti da vendere, in modo tale da giustificare questo esborso economico così importante, anche se ormai sappiamo bene che non esiste nessun magazzino e nessuna fabbrica. Tanto che questi prodotti nei bilanci di Tingo Group successivi spariscono nel nulla, perché si sono dimenticati di metterli. Tutto ciò è surreale e a tratti tragicomico, ma ancora una volta il nostro CEO ha fregato il sistema, e non è finita qui. Mettetevi nei suoi panni, ha appena venduto l'azienda Tingo Food a se stesso e ora Tingo Group possiede un finto stock di prodotti a sua detta interminabile. Per spedire questi prodotti in tutto il mondo è necessaria un'azienda logistica. Parliamo di milioni di prodotti, non posso chiamare il corriere e dire di passare domani a ritirare i pacchi. Oltretutto i pacchi non esistono, potrebbe falsificare ancora una volta i documenti, ma ecco il genio, si crea la sua azienda di logistica. I pacchi non esistono? Nessun problema, crea un'azienda per dire che li abbiamo spediti. Signori, è nata la Tingo Group DMCC, l'azienda di import-export che sarà in grado di esportare tutto il ben di Dio che arriva dagli agricoltori nigeriani in tutto il mondo. Siamo a maggio 2023 e Tingo dichiara un valore stimato di prodotti esportati per i successivi 3 mesi di 1,34 miliardi di dollari. L'intero export di prodotti agricoli di tutta la Nigeria ha totalizzato 1,15 miliardi di dollari nell'intero 2022. Questi creano un'azienda e il mese dopo superano tutto il valore dell'export dell'intera nazione. Forse Dusi dovrebbe aggiornare ancora una volta il suo curriculum. Mettiamo 100% anche alla crescita di ortaggi senza possedere né terreni né ortaggi. Ok, è arrivato il momento di fare un recap e unire i puntini, perché tra poco ci sarà un avvenimento incredibile. Siamo a settembre 2023 e Tingo, in questo momento, è un'azienda che produce smartphone e affermano di averne venduti 30 milioni. In realtà non ne è mai stato fabbricato uno. 2. Fornisce internet e connessione a tutta la Nigeria, con 12 milioni di abbonati mensili. La società di telecomunicazioni non esiste e i responsabili dell'INCC non conoscono Tingo. Anzi, affermano, sono scammer. 3. Lavora i prodotti agricoli esportandoli in tutto il mondo, con 600 milioni di dollari incassati nei primi mesi e un valore dell'export di 1,3 miliardi di dollari. Questa, ricordo a tutti, è la fabbrica che dovrebbe lavorare i prodotti. 4. Ha un'app con un e-commerce integrato, chiamata Nwassa, che a detta di Tingo ha incassato 125 milioni negli ultimi 3 mesi. Peccato che il sito sia offline da mesi. Di tutto questo non so veramente cosa dire, ma aggiungo ancora un pezzo alla lista. Gli uffici di Tingo in Nigeria sono 2. Il primo è questo, una porta chiusa con un cartello che accusa l'azienda di frode per non aver pagato le tasse. E questo è il secondo ufficio. Credo di averne visti di migliori. I numeri dichiarati, o meglio, falsificati, però, sono disarmanti. Un fatturato, da gennaio a settembre 2023, di 2,4 miliardi di dollari e una valutazione stimata di Tingo di 4 miliardi di dollari. Un gigante. Ma è a quel punto che la bolla scoppia.
Nel giugno 2023, Hindenburg Research pubblica un documento in cui analizza tutta la storia di Dusimo Busi e identifica delle red flag. Hindenburg Research è una società statunitense di ricerca sugli investimenti. In poche parole, si occupano di analizzare a fondo le aziende quotate in borsa, indagando in ogni ambito, e godono di ottima credibilità. Tante delle informazioni che vi ho dato in questo video arrivano proprio da Hindenburg Research e hanno controllato minuziosamente tutti i bilanci, trovando degli errori. I bilanci, infatti, sono pieni di errori di ortografia, note compromettenti che non sono state cancellate e altri strafalcioni da scuola elementare, come semplici somme sbagliate e zeri dimenticati. Addirittura alcune spese sostenute dall'azienda vengono considerate come ricavi e viceversa. Una cozzaglia di errori che porta a chiedersi: ma questi come hanno fatto a superare i controlli per entrare in borsa? E come hanno fatto a sostenere una truffa così grande per 15 anni solo con un paio di documenti? Se lo chiede anche la SEC, la Securities and Exchange Commission, l'ente federale statunitense che controlla le aziende quotate in borsa e vigila sui mercati. Se notano qualcosa che non va, hanno il potere di congelare le azioni e ogni possibile movimento di denaro, che è esattamente ciò che fanno a Tingo a dicembre 2023, il che crea un danno ai poveri malcapitati che hanno deciso di investirci. Si ritrovano tra le mani della carta straccia, senza valore, ma non solo. Chiedono anche al governo statunitense e britannico di congelare tutti gli asset e i conti del nostro povero Dusi. La SEC dichiara che Mr. Mobusi e l'entità che controlla hanno ottenuto in maniera fraudolenta centinaia di milioni di dollari attraverso degli schemi illegali, utilizzando questi fondi per i suoi benefici personali, incluso l'acquisto di auto di lusso o viaggi in jet privati. Il vaso di Pandora è stato finalmente aperto. La SEC scopre che tutti i clienti e i fornitori di Tingo sono finti, si sono inventati tutto, e analizzando i bilanci scoprono che in alcune banche nigeriane Tingo dovrebbe avere depositato 460 milioni di dollari di liquidità. Peccato che quando la SEC ha chiesto a queste banche di aprire metaforicamente la cassaforte, hanno trovato meno di 50 dollari, 15 per la precisione, che credo sia leggermente meno di 460 milioni. Anche Deloitte, è notizia proprio di questi giorni, è sotto accusa perché si è fatta scappare uno scam gigantesco tra le mani senza accorgersene. Non si sa ancora se per negligenza oppure per interessi economici. E il nostro amico Dusi? Beh, a malincuore, ha dovuto rinunciare alla carica di CEO e dovrà quasi sicuramente sostenere un processo per truffa aggravata. Ma almeno sappiamo che uscirà pulito da questa situazione, no? D'altronde ha il 100% di skills nel problem solving. Manderà una semplice mail all'ICC e dirà: ragazzi, tutti i soldi li ha il principe della Nigeria, ma per sbloccarmi il denaro dovete farmi un bonifico da 10 milioni. Grazie per aver visto il video fino a qui, stavolta è stato un po' lunghetto, lo riconosco, ma se vi è piaciuto vi chiedo un like e un'iscrizione al canale. Se avete qualche domanda o storia simile, fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.